Una grande questione, rispondere in pochi minuti a questa grande questione, certamente non è possibile, ma cerco di dire qualcosa. Lei stessa, Anna, ha già dato risposte, in quanto ha detto che amore oggi è spesso malinterpretato come una cosa egoistica, mentre realmente è un abbandono di sé e così un trovarsi. E anche detto che una cultura consumistica falsifica la nostra vita con un relativismo che sembra permettere tutto, in realtà ci vuota. Ma allora, ascoltiamo la parola di Dio. Lei voleva giustamente sapere cosa dice la parola di Dio. Per me è una cosa molto bella che già nelle prime pagine della Sacra Scrittura, subito dopo il racconto della creazione dell'uomo, troviamo la definizione, posso dire, dell'amore del matrimonio. L'autore sacro ci dice: l'uomo abbandonerà padre e madre, seguirà la donna e ambedue saranno una carne, una unica esistenza. È realmente nell'inizio una profezia di che cosa è matrimonio, che anche nel Nuovo Testamento rimane identica: essere questo, seguire l'altro nell'amore, così divenire una unica esistenza, una carne, quindi inseparabile, una nuova esistenza nata in questa comunione dell'amore che unisce e così anche crea futuro. I teologi medievali hanno, interpretando questa frase nell'inizio della Sacra Scrittura, detto: dai sette sacramenti il matrimonio è il primo istituito da Dio, istituito ancora nel momento della creazione, nel paradiso, nell'inizio della storia e prima di ogni storia umana. È un sacramento del creatore della creazione, iscritto quindi proprio nell'essere umano stesso, che è proprio orientato a questo cammino che l'uomo abbandona i genitori e va con la donna per essere una carne, perché i due siano una carne. Quindi il sacramento del matrimonio non è invenzione della Chiesa, è realmente concreata con l'uomo come tale, come dinamismo dell'amore nel quale l'uomo e la donna si trovano e così trovano anche il Creatore che li ha chiamato all'amore. È vero, è vero che l'uomo è caduto, espulso dal paradiso, o con altre parole più moderne, tutte le culture sono macchiate dal peccato, dalla storia umana, dagli errori dell'uomo nella sua storia, e così il disegno iniziale che è scritto nella nostra natura è oscurato. E perciò nelle culture umane troviamo questo oscuramento del disegno originale di Dio, ma nello stesso tempo, osservando le culture, tutta la storia culturale dell'umanità, vediamo anche che mai poteva totalmente dimenticare questo disegno che esiste nella profondità del suo essere e sapeva in un certo senso che le altre cose non rispondono realmente al disegno originario del suo essere. E così nelle culture, soprattutto nelle grandi culture, vediamo sempre di nuovo come si orientano verso questa realtà, la monogamia, l'essere un uomo, una donna, una carne, e così nella fedeltà può crescere anche la nuova generazione, può continuarsi la tradizione culturale, rinnovarsi e nella continuità essere e esistere il progresso. Il Signore ha parlato su questo nella linea dei profeti di Israele, dice da una parte: Mosè ha fatto
concessione alla durezza del cuore. Il cuore dopo il peccato è divenuto duro. Ma questo non era il disegno del Creatore, e i profeti con chiarezza crescente hanno insistito su questo disegno originario e per rinnovare l'uomo. E il Signore, alludendo a queste voci profetiche che hanno sempre guidato più Israele anche verso la chiarezza della monogamia, suppone, come Ezechiele dice, che è vero che per vivere questa vocazione avremo bisogno di un cuore nuovo, di un rinnovamento del cuore, invece del cuore di lapide, dice Ezechiele, un cuore di carne, un cuore vero, umano. E quindi il Signore nel battesimo, nella fede, ci impianta questo nuovo cuore. Non è un trapianto fisico, ma forse possiamo anche paragonare con questo. Troppo il trapianto, c'è bisogno che l'organismo sia curato, che abbia le medicine necessarie perché possa vivere con il nuovo cuore, così che diventa cuore suo e non cuore alieno. Tanto più in questo, per così dire, trapianto spirituale, dove il Signore ci impianta un cuore nuovo, un cuore aperto al Creatore, alla vocazione di Dio. Questo cuore nuovo, anche noi con questo cuore nuovo possiamo solo vivere se viviamo curando questo nuovo cuore, applicando le medicine necessarie, così che diventa realmente cuore nostro, e vivendo così nella comunione con Cristo, con la sua Chiesa, il nuovo cuore diventa realmente cuore nostro, e così il matrimonio e l'affetto solo per di un uomo a una donna, la vita disegnata del Creatore, diventa possibile, anche se nel clima del nostro mondo appare tanto impossibile. Ma il Signore ci dà un cuore nuovo, e noi dobbiamo vivere col cuore nuovo, dobbiamo curare questo cuore nuovo perché sia realmente il nostro, e così viviamo quanto il Creatore ci ha donato, e questo crea realmente una vita felice. Possiamo vedere che in questo mondo, nonostante tanti altri modelli di vita, ci sono tante famiglie cristiane che vivono con fedeltà e con gioia così la vita dell'amore indicata dal Creatore, e così cresce una nuova umanità. Direi finalmente sappiamo tutto per arrivare a un grande successo nello sport, nella professione. Ci vuole disciplina, anche rinunce, ma poi è coronato da questo successo, da questo aver ottenuto realmente una meta auspicabile. Così anche la vita stessa, cioè il divenire uomini secondo il disegno del Creatore di Gesù, esige rinunce, ma che non sono una cosa negativa, ma ci aiutano a vivere da uomini con un cuore nuovo e vivere la vita veramente umana e felice. E come esiste una cultura consumistica che ci impedisce, vuole impedire di vivere secondo il disegno di Creatore, dobbiamo noi avere il coraggio di creare isole, oasi e poi grandi terreni di cultura cattolica nella quale si vive il disegno del Creatore.